La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato la seconda edizione del Premio Imprese Storiche. Oggi è un giorno di festa perché premiare 31 imprese che alcune di loro hanno oltre mezzo secolo di attività e che credono in questo territorio è una gioia, è una grande gioia ed è una festa per tutti. Io ringrazio l'amico, il presidente Lobello, che per la settima volta è qui in Calabria, a Cosenza, e in realtà insieme a lui premiare queste imprese, questa parte produttiva d'Italia è una grande soddisfazione. La Camera di Commercio qui a Cosenza è importante nel nostro paese, ha un peso enorme nel nostro sistema, quindi stiamo lavorando benissimo. Il sistema funziona anche attraverso i territori. Ci sono posti e territori che hanno effetti importantissimi da questo punto di vista. Cosenza è un elemento di questo. Cosenza è una città che in questi anni è cresciuta e ha avuto anche una Camera di Commercio di grande rilevanza. Quindi dobbiamo guardare un po' il sistema politico generale, ma anche i territori. La seconda edizione del Premio Imprese Storiche è stata anticipata da una seduta straordinaria del Parlamento delle Imprese, un importante strumento di ascolto e condivisione che fa parte di Open Camera Cosenza, la svolta culturale e organizzativa introdotta dal presidente Algeri. Subito dopo è arrivato il tanto atteso momento della premiazione. 31 le aziende della provincia premiate con un diploma di benemerenza e una medaglia d'oro. Un momento di grande festa che ha salutato con entusiasmo la tenacia e l'impegno di chi a tutti i costi è riuscito ad andare avanti, superando il tempo delle crisi e tanti ostacoli. Questo premio lo dedico a tutti i miei collaboratori, innanzitutto, e anche a mio padre Stanislao, che è venuto a mancare da un po' di anni, naturalmente. Però l'azienda è andata avanti, è cresciuta, abbiamo cercato di dare occupazione il più possibile, perché è un'azienda che è rivolta al mercato, naturalmente, e quindi cerchiamo di poter crescere in una maniera giusta per sviluppare il nostro territorio. E oggi dedicherò questo premio a mio padre, che negli anni 60 ha inventato questa bellissima struttura che è l'Hotel Barbieri. Noi l'abbiamo fatta crescere, con i miei nipoti saremo a quattro generazioni. Questo è un bel modo come trasmettere la passione per il lavoro, ma soprattutto la passione per la nostra terra, l'amore per questa bellissima terra. C'è anche chi ha addirittura superato il traguardo dei 100 anni di attività. Sono 110 anni, sempre un corretto commercio, lealtà, sempre correttezza, onestà principalmente. E il consiglio è quello di seguire sempre i canoni del rispetto che oggi forse i giovani non sempre tengono presente. Quello che è emerso oggi è che queste persone che ho visto sono persone belle, forti, c'è il cuore. E il cuore di queste persone, la capacità di capire le proprie aziende, il valore che loro hanno, la storia di queste aziende. È una cosa veramente bella, molto bella, molto bella. E questo può esserci solo in Cosenza, qui in questo momento. Ma qual è la ricetta per resistere così a lungo, nonostante le tante crisi economiche che il nostro paese ha attraversato? Lavorare onestamente, sporcandosi le mani, aprendo la saracinesca ogni mattina, chiudendo le luci prima di andarsene, quelle che ha fatto mio padre, mio nonno, che continuo a fare io, ma in questa sala ce n'è più di uno. Al termine della cerimonia, il presidente Algeri e il presidente Lobello hanno rivolto un pensiero ai giovani. I giovani devono fare i nuovi imprenditori, devono studiare, devono capire che il mondo sta cambiando e quindi bisogna mettere in campo un progetto più ampio, guardare quello che c'era prima e guardare quello che ci sarà dopo da questo punto di vista, perché siamo in una fase complessa dove sta cambiando il mondo. E il mondo sta sui territori, anche le cose semplici del nostro paese. Su questo i giovani devono avere una qualità fortissima per cambiare il nostro paese. Perché iniziano attività e oggi ce ne sono tante che iniziano attività, lo devono fare con passione, ci deve credere fino all'ultimo e quando sono i momenti di arrabbiarsi, rompere alcuni equilibri, ma andare avanti sempre. Questo significa le caratteristiche dell'imprenditore, avere coraggio.